Ciao ragazzi, oggi è 4 agosto e siamo quasi arrivati a Gibilterra. Manca poco, 20-30 km, e dove noi riusciremo a guardare l'Africa. L'Africa si fa sentire, perché a un certo punto noi abbiamo girato la montagna e era dai 30 gradi che stavamo in marcia, siamo arrivati a 38 gradi, adesso fanno 37 gradi e mezzo. Porca puttana, 38 gradi, noi abbiamo girato la montagna, siamo entrati in una bolla di regalo. Io a un certo punto ho guardato la macchina e ho fatto: ma che si sono accesi i riscaldamenti? Eccola quella montagna assurda lì davanti, sopra il mare, si vede il mare. Quella montagna lì è Gibilterra. Madonna, c'è uno sperone di roccia immenso. E questa è territorio inglese. Mamma mia, quanto è grossa sta montagna. Allora, noi sempre dritto arriveremo in punta. In punta, 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 punta. Continua diritto. Sempre dritto. Pannelli hanno tenuto, giusto un po' lo scotch, si è un po' frigo friga, ovviamente le cabine caratteristiche inglesi. Ma siccome noi non c'è un cazzo da fare e mettiamo continuazione obiettivi su obiettivi, abbiamo deciso che dobbiamo salire sulla cima della montagna di Gibilterra, che sembra a quanto pare sia alta quasi 2000 metri. E noi ovviamente siamo partiti dal mare, e sopra c'è una fortezza della guerra, c'è un sacco di storia militare qua. Ora stiamo andando su in cima. Qua è Spagna. Noi per entrare abbiamo attraversato la pista dell'atterraggio dell'aeroporto, due piste, e questa è la linea della Concezione. Siamo su uno sperone di roccia un po' a strapiombo. E dai cazzo, finalmente siamo arrivati a Gibilterra. Dopo 11 giorni di viaggio e 3000 km percorsi, l'emozione è tantissima. In un istante mi è tornato in mente tutta la strada che abbiamo fatto e le persone che abbiamo conosciuto. L'esperienza più bella è stata il viaggio e non l'obiettivo finale di per sé. Non è come prendere l'aereo e arrivare direttamente a destinazione. Dopo un lungo viaggio, quando arrivi a destinazione, ti senti cambiato, hai vissuto e conquistato la tua meta, ti senti con un bagaglio di esperienze in più, sei più sicuro di te e capace di conquistare il mondo. Ancor più bello è stato perdere la cognizione del tempo. Sì, perché dopo una settimana di viaggio non mi rendevo più conto di quanti giorni erano passati. Non sapevo che giorno era, ma conoscevo solo la prossima tappa che dovevo raggiungere. È un'emozione bellissima, avere in testa solo il tuo obiettivo e non il trascorrere del tempo come la società ci impone. Gibilterra ha il suo fascino nascosto. La montagna imponente che protegge la città, le sue scimmie che ti rubano tutto dalle tasche, le grotte millenarie, il mare e la città trafficata,
gli inglesi che parlano spagnolo, la benzina che costa poco, il bunker, il castello, la funivia, il sole, il vento, il caldo, l'oceano e l'Africa. Il tutto in un minuscolo lembo di terra, un mix esplosivo che ti fa pensare come tutto può essere vita. Panorama fantastico. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Il viaggio è stato duro, ma ce l'abbiamo fatta. È cresciuta la barba, è cresciuta. Dai! E rieccomi qui, dall'inizio. Sono in macchina e sto tornando da solo. Sì, mio fratello ha deciso di prendere un'altra strada. Sta scrivendo un'altra pagina della sua vita. Magari un giorno ve la racconterò, se siete curiosi. Dopo aver raggiunto il mio obiettivo, Gibilterra, ho cominciato a pensare sul senso della vita, chi siamo noi e che cosa dobbiamo fare per essere felici. Per capirlo, vi giuro, non è facile. Non basta che ve lo dico io come altre 100 persone, ma bisogna arrivarci da soli, perché il senso è differente da ognuno di noi. Dobbiamo percorrere molta strada per capire chi siamo e che cosa facciamo nella vita. La maggior parte della strada la percorriamo da soli, alla ricerca del nostro senso della vita. Lungo il percorso possiamo essere accompagnati e guidati, ma comunque dipenderà solo ed unicamente da noi. Ci sono un'infinità di metafore per rappresentare la vita. Io preferisco quella del libro e del viaggio. Libro perché ogni pagina racconta un'esperienza che abbiamo vissuto, un momento importante della vita. E viaggio perché è il momento in cui scriviamo le pagine della nostra storia. Ognuno di noi nella vita percorrerà dei viaggi, lunghi o corti che siano. Tutti scriviamo e viaggiamo, solo che non ci facciamo caso e non rileggiamo le pagine che abbiamo scritto. Ora mi ritrovo da solo, lontano da casa, con mille pensieri e mille chilometri da percorrere in 2 giorni per arrivare a Barcellona, dove lì mi attende la nave che mi riporterà a casa. Ringrazio mio fratello che mi ha accompagnato. Ringrazio tutti quelli che abbiamo incontrato durante la strada, anche quelli che non compaiono nei video perché mi sono dimenticato di riprenderli. Ringrazio gli amici che mi hanno seguito in diretta su Facebook in quei giorni. E ringrazio voi che state guardando il video in questo momento su YouTube, sperando che vi sia piaciuto e che lasciate un pollice in su. La vita è come un viaggio, non è importante la destinazione, ma la strada che abbiamo percorso per arrivarvi. Quindi rileggete le vostre pagine e continuate a viaggiare. Ah, dimenticavo, non c'è cosa più bella di andare all'avventura. Bella ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao! E volta che prendo la nave, e volta che prendo da solo. Mai presa la nave da solo in vita mia.